Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tecnologi. Iniziamo dicendo che io il video non l'ho fatto ieri sera perché la partita non l'ho vista tutta, perché mi è venuto un sonno, guarda, da quando ho pareggiato il Celtic mi è venuto sonno, anche se ha segnato Palacio, ma alla fine si sapeva come sarebbe andata a finire. E stamattina sono andato a scuola, abbiamo fatto anche il vlog, sia sul canale di Killer 1, sia sul mio da solo però, sia su quello di Gianluca, di Nisio. E quindi io direi che insomma, potevamo vincere tranquillamente se non ci fosse stata quella difesa mediocre, perché quella è una difesa proprio, ma se si può dire che c'era una difesa, che poi dice la difesa a 4, che sembra la difesa a 1, solo Santon, solo Sala One, dove sta One Jesus? Dove sta? Rano, Rano, avete visto? L'avete visto? Rano, che il capitano, dov'è? Dov'è il capitano? Uno, quando io dico capitano, c'è il capitano, quello, vabbè, dai, non ti preoccupare, c'è il capitano, passerà a lui che comunque risolve qualcosa, fa un lancio in avanti, se la fai, Luca Pettani non serve a niente, cioè non ho capito io, cioè io, allora, che l'ho sempre stimato, lo stimo ancora, ma non ho capito cosa gli è preso, cioè ha giocato meglio Palacio, ha giocato meglio Palacio che non sta in forma, che si è operato al ginocchio, gioca meglio di Urg, sta in formissima ed è, cioè, c'ha molti anni di meno, qualche anno di meno, ma comunque fa la differenza e ha un ruolo in cui non si deve neanche stancare perché è un centrale. Arriva la palla, la allontana. No, che fa? Si sa, pensa, non si sa che cosa, guarda al cielo. Carrizzo ci ha salvati, l'ha detto anche Sasà. Carrizzo ci ha salvati. Questa finiva 5-2 se non c'era il pararigori Carrizzo. Il mio portiere, perché secondo me con lui è l'occhio freddo. Il mio portiere preferito Carrizzone è il mio portiere preferito perché, guarda, questa è una squadra veramente che bisogna rivedere. Guarin non l'ho visto. Icardi dov'è? Cioè, proprio Icardi. Cioè, ha giocato Icardi. Cioè, c'è stava, c'era il nome. La formazione M Icardi 9. Ma dove deve? Cioè, questo campionato è l'ultimo della tua carriera con la maglia nerazzurra che devi, la maglia nerazzurra che devi onorare. Che fai? Invece di giocare, di fare gol, di allenarti, fai il mediocre e non fai gol. Anzi, gol li fai, perché comunque è un giocatore fondamentale per l'attacco. Ma rimuova Luca Fone, che non esulti. Così. Mannaggia, ho segnato. Non sei contento che hai segnato? Non sei contento che hai segnato? Maurito! Però, Icardi. Ma. Boh, dai, Icardi, però, non è che Icardi. Anzi, diciamo che fa bene le partite, questa ha giocato male perché non si è visto, ma non è che Icardi mo abbia contribuito al pareggio, ecco, alla sconfitta, possiamo, questa era una sconfitta, diciamo, che mo pareggio. Io non l'ho visto, ma so che hanno segnato al 93esimo i campioni di Scozia, il Celtic, e per forza, perché quelli ci credono fino al 93esimo, noi eravate al 45esimo, possiamo vincere 3-2, basta. Stessa cosa all'inizio. Fatto due gol, addormentati, l'ha detto il mancio, ci siamo rilassati troppo. Stavamo a dormire, non è che ce l'avevamo rilassato troppo. Stavamo dormendo. Quindi per me ci sono molte cose da rivedere, perché, cioè, una cosa pazzesca. Ragazzi, Carrizzo ci ha salvati. Poi, Kuzmanovic. Non dico accetti, possiamo dire accettabile. Shaqiri, giocatore fondamentale. Shaqiri è uno dei migliori giocatori dell'Inter. Shaqiri è un grandissimo giocatore, il migliore senza dubbio, insieme a Rodrigo Palacio, che mi ha fatto una doppietta. Il 3, ma che Palacio, a che serve Palacio? Palacio! Hai visto Palacio? Dai, ha fatto due gol. E Icardi 0. Però Icardi, no. Lasciamo perdere Icardi, che comunque più della partita le fa bene. Quindi, la difesa, però, guarda, per Icardi è un caso chiuso, ma perché si può accettare fino alla fine dell'anno, anche di più, anzi, secondo me se ne deve proprio andare. Ma la difesa è da rivedere completamente. Uno schifo, difesa inesistente, pur Sasà.
Che difesa, guarda, inutile, non so, comunque, la ha detto che è una difesa esistente. Quindi io non ho nient'altro da dire con questa Inter che mi delude giorno dopo giorno. Quindi ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Bella.